che il noto attore Bruce Lee ha lasciato incompiuto a causa della sua immatura e imprevista morte. Il produttore e il regista, decisi a condurre in porto l'impresa, presentano il materiale già girato a Lee Seung, un magnifico ginnasta di Hong Kong fisicamente abbastanza somigliante all'attore scomparso. Questi accetta l'incarico e si medesima nella parte di un giovanotto esperto di arti marziali, il quale, essendo casualmente venuto in possesso di una forte somma legata a traffici illeciti, vorrebbe per mezzo del fratello consegnare il denaro alla polizia. Dunque, il film non si distingue molto nello schema dei prodotti di Kung Fu e inoltre si lega assai relativamente al nome di Bruce Lee, che serve unicamente da pretesto, poiché dello spettacolo in definitiva è costante interprete Leroy Lung. La fumettistica vicenda, tuttavia, è tutta basata sul comportamento del protagonista, abilissimo atleta, coraggioso e leale combattente, servitore della legge. Per conseguenza, tutto lo spettacolo risulta animato da apprezzabili sentimenti che demitizzano molto le azioni di colluttazione, che si può considerare accettabile sia moralmente che psicologicamente per spettatori di una certa maturità. Il film è un dramma avventuroso del 1975, origine Hong Kong, girato in Cinescope Technicolor, 85 minuti, regia Lin Ping. A proposito, volevo consigliarvi il libro scritto da Andrea Lanza e Emanuel Leale, continuavano a chiamarli Bruce Lee. Un libro davvero imperdibile per chi ama questo genere di film. Signori, grazie, buona serata, alla prossima recensione.